Una frase di Einstein che mi ha molto divertito, è quella in cui Einstein ha letto la Bibbia, lui era ebreo, leggeva chiaramente, la Bibbia, l'aveva letta, e disse: ma quello che mi ha impressionato nella Bibbia è quando dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma leggendo la Bibbia io ho piuttosto l'impressione che sia stato l'uomo a immaginare un Dio a propria immagine e somiglianza. Quindi effettivamente se si legge la Bibbia, io l'ho letta abbastanza in dettaglio, almeno la Genesi l'ho letta quasi tutta, ed è molto interessante anche dal punto di vista storico, anche se non condivido proprio la fede, diciamo, di questa, di questa parte della Bibbia, ma però è molto interessante e vale la pena averla letta. E secondo me Einstein aveva abbastanza ragione, cioè il Dio che appare nella Bibbia ragiona come un uomo, si arrabbia perché non hanno fatto quello che lui aveva detto che si facesse e così via. Quindi assomiglia troppo a un uomo. Io non vedo, non accetto questo tipo di visione. Posso immaginare che ci sia un motore razionale nell'universo che si esprime attraverso le leggi della fisica e che queste qui abbiano messo in moto, per esempio dall'inizio dei tempi fino adesso, tutta un'evoluzione che ha condotto anche alla vita sulla Terra. Però sempre obbedendo alle leggi naturali della fisica, di cui noi conosciamo però solo una parte infinitesima.